un altro, questo piccolo omino dentro la mano, con il titolo La nostra fragilità si trasforma in slancio, poi quello del C'è il sole, sogni grandi da condividere, e in ultimo questo re un po' così per ora, per tutta la sua importanza, ma un po' solo, ecco, non bastarsi, come su questi quattro titoli. Sicuramente se ne potevano anche provare altri, perché c'è un rapporto di coppia anche ricco di situazioni, complesso, però anche difficile, ma è un momento, come abbiamo rileggendo lì i brani, cioè veramente ricco, e anche così anche metafora dell'amore di Dio, cioè, anzi proprio come un po' un'incarnazione di Cristo, come un simbolo, vero? Poi iniziati di qualcosa di bello. Allora, la prima è questa apertura al mistero che abbiamo messo come esempio. Niente, volevamo un po' mettere queste quattro cose per essere anche un po' sintetici, anche vedere di mettere sul piatto qualcosa e avvicinare un po' quello che è il nostro, la nostra piccola storia. E anche un po' che si è incastrata o comunque ha avuto dei contatti con le storie vostre, perché comunque il bello anche della vita è che ci si incontra anche per persone e si rimane anche un po', almeno io l'ho portato nel cuore, anche quell'esperienza piccola estiva anche di incontro. E infatti magari partiamo da lì, questa cosa del sogni grandi da condividere l'ho messo un po' anche di traverso, l'entusiasmo, lo slancio, l'affetto, è proprio sia anche come abitudine, che non è scontato, perché per lavoro abbiamo un po' girato anche in tanti posti, anche piccole esperienze, anche di abbiamo fatto animazione con dei ragazzi che non erano in ambito oratoriano, era proprio tutt'altro, gli stagneriani, c'era tutto un ambiente, e uno si accorge, caspita, là, oppure anche un anno siamo stati in un paese disperso, e si accorge, caspita, la fortuna di aver potuto già da ragazzi vivere l'esperienza dell'oratorio, già la Lombardia c'è, uno che è qui lo sa che c'è, ma mica dappertutto c'è l'oratorio. Cioè avere qualcuno che è vicino, insieme, sembra normale anche condividere certe piccole attenzioni, di far giocare piccoli, mica è scontato. Cioè adesso pian pianino tante cose che per noi sono state coltivate abbastanza naturalmente, adesso sembra tutto che ciascuno deve farsi fatti i suoi, più te ne fai meglio è. E quindi anche queste piccole cose, di questi sogni grandi da condividere, anche il fatto che siete qui voi stasera è una cosa mica tanto scontata, che ci siano tutte queste persone adulte che hanno voglia di condividere un momento serale di confronto sincero su quello che hanno vissuto. Per cui a volte dobbiamo, almeno noi ci accorgiamo che spesso, perché frequentiamo anche d'estate un piccolo gruppo di famiglie, spesso ci rischia che coi figli, con la fatica di avere i bambini, poi siamo tutti un po' piccoletti e poi ci si lamenta, e invece caspita, dobbiamo essere contenti, è un po' anche il bello anche davvero di avere delle prospettive e che si danno entusiasmo, perché insomma non è che siamo qui per flagellarci, facciamo delle cose perché ci è andato sin da ragazzi, giocare con i bambini ci ha preso il cuore e poi è stato bello, io non nego che tutte le volte che ho fatto qualcosa, anche quell'estate appunto che abbiamo passato assieme, io ero contenta, non è che l'ho fatto per grande animo di sacrificio.